Il caro materie prime è uno dei temi di grande attualità nel mondo imprenditoriale e in particolare nel mondo delle costruzioni. Qui che cosa sta accadendo? Beh, il tema delle materie prime è un tema abbastanza caldo che tutte le nostre imprese stanno affrontando in modo cauto e attento. È diventato, credo, anche un problema sociale ormai, perché il bonus 110, nato per una riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente con un sistema di cessione del credito d'imposta, quindi il beneficiario finale è appunto il proprietario di casa, quindi il privato, oggi mette nelle condizioni le aziende di non risultare più competitive, poiché devono assorbire e devono ammortizzare questi aumenti di materia prima che purtroppo devono in qualche modo ribaltare a livello di costo direttamente sui propri clienti. Abbiamo iniziato l'anno scorso con un primo rincaro di materiali, proprio di costo di materie prime, dove abbiamo raggiunto picchi che sono stati anche del 50% su alcuni prodotti di linea tipo i metalli e gli isolanti. Adesso la situazione non sta per niente migliorando, ma anzi sta peggiorando, perché purtroppo i costi di produzione anche legati all'aumento dell'energia hanno fatto sì che questi rincari stanno diventando ancora di più, soprattutto sui settori dove abbiamo produzioni che scontano dei costi di energie molto elevati, tipo gli isolanti. Ci sono anche ritardi nelle forniture, è così? Ci sono grossissimi ritardi nelle forniture. Se mediamente un prodotto prima veniva consegnato nell'arco di 15 giorni, adesso abbiamo anche dei prodotti sempre sugli isolanti e sugli esterni che vengono consegnati anche con più o meno 2 mesi di tempo, quando va bene. Quando si parla di rincaro dei materiali nel settore dell'edilizia e delle costruzioni, si parla dei cosiddetti listini. Sì. Che cosa sono? Allora, ad oggi i listini sono sempre stati una peculiarità, diciamo uno strumento di lavoro per le imprese che lavoravano più nel pubblico che non nel privato. Con l'entrata dei bonus edilizi, soprattutto col super bonus 110, i listini sono entrati anche in quello che è lo strumento del lavoro del privato. A novembre dell'anno scorso, col decreto antifrode, addirittura questi listini sono entrati anche nei bonus minori. Cosa succede? Sostanzialmente il listino è uno strumento fondamentale per l'impresa, perché dà il valore della congruità del prezzo che è applicato. Logicamente, se questi listini non sono correttamente aggiornati, l'impresa rischia di lavorare in perdita, cosa che non si può permettere. Quindi aumentano i costi delle materie prime, le aziende guadagnano di meno, anche perché devono rifarsi a dei listini ufficiali che di fatto non tengono più dietro al mercato. Esattamente, noi riteniamo che sia indispensabile l'aggiornamento dei listini in termini di materia prima e di materia prima fornita e posata, ed è giusto e sarebbe giusto attenzionare anche un attimo tutta la questione legata appunto alla posa. Cioè, noi partiamo dal presupposto che le nostre imprese artigiane nascono e vivono di manodopera, la manodopera oggi sui listini ufficiali è una manodopera che riteniamo essere assolutamente insoddisfacente dal punto di vista dei ricavi che l'impresa impiega per fare quel determinato lavoro. Quindi, al di là del fatto che sarebbe necessario aggiornare tutto ciò che riguarda appunto il materiale, quindi le materie prime, e un aggiornamento dei tetti di spesa dei crediti cedibili, sarebbe auspicabile chiaramente, ma questo diventerebbe un discorso di più ampio respiro da condividere anche con tutte le parti sindacali, cercare di trovare una quadratura per aumentare quelli che sono i prezzi della manodopera che oggi appunto contraddistinguono i listini ufficiali. Teniamo conto che le imprese edili, quelle già mediamente strutturate, lavorano a dei prezzi che si aggirano attorno ai 35 euro all'ora più IVA. È chiaro che questi sono prezzi dove, con tutti i balzelli burocratici anche imposti nell'ultimo periodo, queste imprese fanno fatica a poter gestire anche ulteriori componenti burocratiche. Quindi è chiaro ed evidente che necessita una revisione e soprattutto una riflessione anche tutta la parte legata alla manodopera.